Allora, il Chad. Vabbè, io sono Linda, mi avete visto anche lì. Il Chad è un paese africano, si trova tra la Libia, il Sudan, la Repubblica Centrafricana, il Camerun, Niger e Nigeria, quindi è circondato da situazioni abbastanza critiche. E in mezzo, abbastanza grande in realtà, c'è il Chad, che però è in pace e la maggior parte del territorio del Chad è deserto del Sahara. Le città principali iniziano a esserci nel Sahel e poi sotto, dove è più verde. E l'altra caratteristica principale del Chad, oltre a essere dimenticato da tutti, è che è un paese musulmano in prevalenza. E il 95% della diocesi, sì, della popolazione è musulmana, quindi i cristiani sono una minoranza, molto minoranza. E quindi sì, andando in Chad ci si trova catapultati in un mondo completamente diverso da quello nostro qui, e oltre per il clima e l'ambiente e tutto il resto, anche per questo fatto. E noi siamo arrivati a N'Djamena, che è la capitale. Abbiamo fatto il viaggio lunghissimo di 900 km che raccontava prima Pietro nel video, per arrivare dall'altra parte, proprio opposta al confine col Sudan, ad Abéché, che è una delle città più grandi, dove c'è la missione dei Comboniani, e c'è questa parrocchietta che si chiama Santa Teresa del Bambino Gesù, parrocchietta che in realtà è molto grande perché il territorio che copre è vastissimo. E, però appunto sì, questa città, oddio, faccio mente locale e torno, e i cristiani che ci sono in questa città vengono dal sud, perché è una città universitaria prevalentemente, quindi la maggior parte dei cristiani vivono al sud e vengono al nord per lavorare o per studiare. E come diceva già Pietro nel video di prima, alcuni ragazzi di questa parrocchia, quindi cristiani, hanno scelto di rinunciare alle loro vacanze, quindi hanno scelto di non tornare a casa nelle loro città del sud o in capitale, o dove erano i loro parenti, amici e genitori e cose varie, per restare con noi nel mese in cui siamo stati giù. E questa è la particolarità, forse, di questa esperienza, cioè che non si fa niente di concreto se non stare insieme ai ragazzi dei nostri coetanei, che scelgono di stare lì come noi scegliamo di andare giù, loro scelgono di stare lì con noi per conoscerci. E questo richiede di conoscere la lingua per forza, che è francese. E il Chad, la lingua principale è l'arabo, che è arabo chadiano, non è l'arabo dell'Arabia Saudita o del Libano o di altri posti. Però parlano tutti francese molto bene, e conoscere la lingua è fondamentale, appunto perché si passa quasi tutta la giornata insieme a loro. E se non si riesce a capire o a esprimersi, si perde molto, perché dopo un po' le relazioni crescono e si vuole anche condividere tanto, anche di proprio. E quindi sì, in realtà il succo dell'esperienza è molto questo: stare insieme ai ragazzi che si spendono per organizzare le giornate per noi e con noi. Con loro abbiamo fatto dei lavori manuali, abbiamo finito di pitturare la chiesa, che in realtà è all'esterno, e c'erano da togliere delle erbacce in giro, quindi dei lavori con loro li abbiamo fatti, anche pratici, sempre insieme a loro, anche seguendo il loro modo di fare. Dovevamo preparare la vernice e loro la annacquavano tantissimo, noi non capivamo perché, dicevamola così non funziona, in realtà alla fine, dopo diverse mani, ha funzionato. Quindi. E poi ci hanno portato in giro a visitare la loro città, nelle biblioteche, la piazza, il mercato, ci hanno portato a visitare la stazione radio, un po' i loro luoghi. E tutto sempre insieme, cercando di adattarsi noi al loro modo di vivere e di essere, loro un po' venendoci incontro. Il campo di quest'anno sarà leggermente diverso, probabilmente, sarà sempre ad agosto, e sarà un po' più itinerante, probabilmente, quindi si girerà sempre insieme ai ragazzi,
si uscirà da Bécher per andare nelle comunità che ci sono e sono piccoline, sparse in giro per la regione, e per guardare, per scoprire un po' di più la parrocchia di... sì, la parrocchia. E noi siamo andati due weekend nelle comunità fuori, che sono lontane, e è molto bello perché l'altra cosa sì, la parrocchia è enorme, i preti sono soltanto due e cercano di girare le comunità lontane che continuano a vivere anche se non hanno un prete, quindi ci sono questi gruppi di persone che si auto-organizzano, fanno le liturgie della parola, le loro attività, tutto quanto, anche se il prete non c'è e arriva poche volte all'anno. E anche vedere come funzionano tutte queste cose serve tanto, perché apre gli occhi anche su come viviamo qui. E basta. Bene.